Jenny Russo e Stivaletta regalano la vittoria alla Vastese contro il Notaresco. Padroni di casa attenti, concentrati e cinici, in particolar modo nella ripresa. Ed è con queste armi che costruiscono la vittoria dopo un primo tempo abulico. Nei padroni di casa ancora assente Leonetti per squalifica. Papagni manda in campo un 5-3-2 con Stivaletta a supporto di Sciba. Negli ospiti Cudini schiera un 4-3-3 senza defezioni tra i titolari. Fuori solo gli under Cancelli, Leonzi e Martinelli per infortunio. Passiamo alla cronaca. Dopo gli iniziali minuti di studio, la prima azione pericolosa è per gli ospiti, con Bontà che al 12° si coordina e calcia. Il tiro è centrale, tutto facile per Patania. La risposta della Vastese arriva al 19° con un tiro senza convinzione di Palestini che risulta facile preda di Monti. Al 45° Stivaletta se ne va in progressione e fa partire un tiro cross che va alto sopra la traversa. La partita è tutt'altro che spettacolare, tanto agonismo, poche azioni da gol e tanti errori in fase di costruzione da entrambe le parti. Si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa i padroni di casa partono più convinti dei propri mezzi e alzano il baricentro. Al 4° è Jenny Russo a portare avanti gli aragonesi con un colpo di testa. Bravo il difensore maglia numero 3 ad anticipare Monti e a depositare la sfera in rete. Da rivedere a rallenti il cross e il gol del difensore. Passano pochi minuti e la Vastese trova il raddoppio. È il minuto 9 quando Stivaletta, con una fucilata da 30 metri, fulmina l'estremo ospite. Un eurogol, quello del centrocampista maglia numero 10, che merita di essere rivisto al rallentatore. Il Notaresco prova a reagire con il solito Bontà, che si coordina e calcia pericolosamente al minuto 15, palla di pochissimo a lato. Al 28° Minella tenta la fortuna da piazzato, palla alta. Minuto 32, torna avanti la Vastese, torsione di Sciba di testa su palla proveniente da calcio di punizione, la conclusione sorvola la traversa. Al 34° Laringe per gli ospiti tenta un'azione individuale, calcia, tutto facile per Patania. Minuto 39, Notaresco vicino al gol dopo una manovra avvolgente, traversone basso su cui Del Duca mette il piedone e rischia l'autogol. Patania si salva dopo una serie di rimpalli con la difesa che spazza in apprensione. Al 43° Moretti cade in area della Vastese, l'arbitro lascia correre, il replay non chiarisce l'entità del contatto. Da qui alla fine non succede altro, con la Vastese che si impone 2-0 e porta a casa 3 punti pesantissimi per la corsa a salvezza, ma soprattutto ferma un Notaresco che veniva da ben 4 risultati utili consecutivi. Mister Papagni, 2 vittorie, 6 punti e una Vastese che torna a respirare. Sì, ma lo fa anche con grande sacrificio, con grande attenzione, con una delle migliori squadre che gioca forse il miglior calcio del girone F. E ho fatto i complimenti anche a Codini, che se li merita tutti, perché io ho visto 3-4 gare giocate da loro e in verità sapevamo di dover superare un osso particolarmente duro e così è stato, come dicevo prima ai suoi colleghi, attraverso il sacrificio dei ragazzi, la compattezza che ci hanno consentito in queste 2 gare di non subire reti, e questo è un dato di cui noi andiamo fieri. Proprio la difesa forse è il punto di forza di questa Vastese in questo momento. E se pensiamo che i dati dicono che è la seconda difesa più perforata, significa che c'è stato un notevole passo in avanti, ma che non è definitivo, perché quello che importa non è tanto il dato dei gol non subiti e di quelli realizzati in queste ultime 2 gare, ma soprattutto ciò che avverrà il 5 maggio, che è quello della salvezza al di fuori dei play-out e non l'abbiamo ancora conquistato. Mister Cudini, il Notaresco si ferma dopo 4 risultati utili consecutivi, un primo tempo un po' contratto, poi nella ripresa è uscita fuori la Vastese. Ma credo sia stata una partita strana sotto certi aspetti, l'abbiamo sempre condotta noi sotto, credo, l'aspetto del gioco, però poi la Vastese ha concretizzato quello che al massimo quello che gli è capitato e anche oltre forse. Gli aspetti poi
individuali, i dettagli fanno la differenza e oggi forse abbiamo pagato anche troppo quello che è stata le nostre disattenzioni. Vi è mancato un pizzico di lucidità sotto porta? Sicuramente sì, perché poi per vincere le partite bisogna essere concreti, bisogna essere cinici, forse in questo momento ci sta mancando questo. Però al di là di questo forse veniamo fuori da Vasto con un 2-0 credo troppo pesante per quello che si sia visto in campo. L'obiettivo del Notaresco, restano i playoff? Ma restano in questo momento sicuramente l'obiettivo a cui dobbiamo ambire, perché ce lo siamo meritato e perché siamo lì in classifica, è giusto che ci puntiamo, quindi lavoriamo per questo e per questo oggi abbiamo un grosso rammarico, perché era una partita dove si poteva far bene, si poteva far punti, invece abbiamo fatto discretamente come gioco, però poi non abbiamo punto come dovevamo fare.